Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle gustosissime pappardelle con la farina di castagne, con la zucca e il gorgonzola. Un piatto così godurioso che non vi so dire. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono delle pappardelle pronte fatte con la farina di castagne. Vi lascio nel box dei commenti il link per poterle fare anche voi. 300 g di zucca tagliata a cubetti, 140 g di gorgonzola, una noce di burro, circa 20 g, uno scalogno tagliato finemente, sale e pepe. L'acqua per la pasta sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinarle. In questo tegame ho aggiunto un goccino di olio per non far bruciare il burro. Aggiungiamo il burro, lasciamolo sciogliere bene e aggiungiamo lo scalogno. Lasciamolo dorare qualche minuto. È arrivato il momento di mettere la zucca. Diamo una bella mescolata. Regoliamo di sale e pepe. Mescoliamo bene a insaporire tutti gli ingredienti. Copriamo leggermente con dell'acqua. Non ve l'ho messa per gli ingredienti perché potete utilizzare dell'acqua calda oppure del brodo vegetale, quello che avete va bene. Copriamo leggermente la nostra zucca. Teniamo pure il gas alto, lasciamola cuocere e appassirci per una decina, 15 minuti. Il brodo deve ridursi quasi del tutto. Nel frattempo portiamo a bollire l'acqua per la pasta. L'acqua per la pasta bolle, andiamo ad aggiungere 2 cucchiaini di sale, un goccino di olio per non far attaccare le nostre pappardelle e le caliamo nell'acqua. Diamo una leggera rimestata . Chiudiamo con il coperchio . Non appena verranno a bollire, tempo 1-2 minuti e saranno pronte per essere tuffate nella nostra zucca . Teniamo poi da parte una tazza circa di acqua di cottura . Le nostre pappardelle sono pronte . Togliamo un po' di acqua della pasta e andiamole a scolare direttamente . State attenti a non bruciarvi nella nostra zucca. Andiamola a tuffare direttamente. Quella è caduta, pazienza. Aggiungiamo il nostro gorgonzola. Sciogliamolo leggermente ai lati. Aggiungiamo pochissima acqua di cottura e iniziamo a mescolare. Un ingrediente che mi sono dimenticata prima di dirvi è il formaggio grattugiato. Non è nella lista degli ingredienti, ma mi raccomando, tenetelo a portata di mano per l'ultimo tocco finale. Nel frattempo mescoliamo qua gli ingredienti e lasciamo insaporire bene le nostre pappardelle. Alziamo pure il gas. Le nostre pappardelle con farina di castagne alla zucca e gorgonzola sono pronte per essere gustate. Correte subito a tavola perché queste devono essere mangiate belle calde e appena uscite dalla padella. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se la rifate anche voi, taggatemi, mandatemi una foto perché stiamo creando una gallery dai fatti da voi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.